giusto un po' di casse, ok? No, io muoio. Sorry, ti ho visto, non è che sono scemo. Prego, vai pure. Sì, puoi andare. Ciao a tutti ragazzi, io sono Suri e benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua col buon Biz. Salve, ma buono mica tanto oggi. Oggi è arrivato il momento dello scherzo che abbiamo aspettato noi stessi tantissimo tempo prima di farlo. Quindi siamo pronti, Biz. Vai, il materiale di oggi è... Sì, giusto un po' di casse, ok? Ma non saranno solo casse, infatti le casse di per sé sono anche belle, sono comode. Mm-hmm. Meglio riempirle. E soprattutto riempire di item. Ok, scoprirete dopo. Comunque qua il nostro buon gioco sporco ci ha lasciato il nostro standardo, Biz, ti piace? Sì, però sono curioso. Ma come ha fatto a inventarsi questo standardo? E la vera domanda è... Gli altri team hanno anche un standardo così schifoso con una redstone rossa e col contorni verde. Cioè, ti rendi conto? Guarda che brutto il verde. Diciamo che gli altri li ha sognati a inizio sogno, no? Ha avuto i sogni primo monitore. Sì. Il nostro l'ha sognato tipo a fine sogno. Era già quasi sveglio, quindi non è uscito così bene. È una goccia di sangue. È una redstone dust in realtà. Siamo fantasiosi. Guarda, con le magie dell'editing, tac, ecco la vedete, la redstone dust è quella. Quindi via la redstone dust. Ok. Adesso abbiamo preparato giusto un po' di cose. Cani è in live e adesso dobbiamo andare a da lui. Mi sarebbe intanto Mino si è preso il tricapitator. Ok, perfetto, ottimo. Oh. Mino, grazie per il tricapitator. Oh. Ed è stata utilissima qua. Altre robe da parte degli aiutanti di Fiammella. Sì, gentilissimo. Okay, Fiammella ci ha dato tutto questo quarzo qua. Grazie, Fiammella. E ok, Napus, questo rimarranno qua le torte a vita. ecco, e qua c'erano anche un'altra cassa. Però cos'era, il cartello cos'era? Mi metto io davanti perché non bisogna farlo leggere. Ok, quello è per un progetto di Biz che avrete già visto domenica, in qualche domenica. Va bene, allora facciamo così. Adesso andiamo da Cani, appunto, che è in live in questo preciso momento. Sta facendo preparando la sua nuova base nell'end. Ma ci ha un po' sfidato troppo, no? Anche adesso in live ha detto: ragazzi, io ho tutta questa endstone, potrei fare quello che voglio con questa endstone. Quindi, quale migliore occasione per fare un contro scherzo, Biz? Andiamo a prendere un po' di endstone e gli riempiamo casa di endstone, tantissima! Ok, ho rubato tutto, Soriv! Attento che però c'è ancora lui, non ti parti subito, aspettiamo che lui venga nell'end. No! No, Biz, no. Oh mio Dio, io... Aspetta che sto... Nell'end, dite voi. Oh mio Dio, adesso tornerà qua. Mi hanno fatto venire qua. Tutto in realtà sto facendo lo spiazzo di life. Sei riuscito a prendere i miei oggetti intanto, Suri? No. Aspetta che... Slash Graves. Aspetta. Ma sta tornando. Appunto. No, vabbè, lascia stare. Ma non ci becca! Ah, Dio. No. Basta sprecare diamanti a massimo. Allora, vediamo se torna. No, io muoio. No, ma perché cosa con l'Enderman contro di me? Mi ha visto volare via. Ti ha visto. Ok, c'è Suri qua al buco. Ok. Ok. Cosa faccio? Suri, ti ho visto, non è che sono scemo. Questi glitch. Ok, lui adesso è convinto che stiamo facendo qualcosa a casa. Aspetta, che andiamo da Cani. Oh, ciao, Suriv. Hai Razzetti. Vediamo se si ha, che siamo qui per Razzetti. Certo. Chi ti sa Razzetti? No, non glieli dare. Ora è più facile farti lo scherzo. Che mi seguo. Ma tu hai preso la roba? Non sono ancora riuscito a venire, non avevo i diamanti, sono dovuto andare a cercarli. Ma dove? Perché da casa? Avevo letto a Panix. Come avevi letto a Panix? Fregagli a Panix. No, sono andato da Cani e ho rubati a Cani. Lui non potrà prenderla. Ah, guardate anche voi in giro se vedete qualcosa di strano. Ma c'è la tomba di Biz. No. Quando è morto Rand. Arriva. Ho visto troppe stacche di ceste in quell'inventario. Sì, infatti penso che lo scherzo sarà un miliardo. Che facciamo? Di ceste. E niente, raga, è stato un piacere. Lo scherzo. Ok, bene ragazzi, ci vediamo tra un po'. Missione fallita. Ok ragazzi, rieccoci qua in una zona che mi sta laggando. Quindi meglio che me ne vado per questa roba qua. Ok, allora, l'unico via di uscita da questa casa è quella lì. Quindi
Vai, Beast, le lancio un po'. Ok. Sono un paio. Proprio... Ah, lag. Ok. Perfetto. Così almeno facciamo. Regaliamo le ultime cose al buon Cani. Che così lo ringraziamo per averci dato tutto quello che ci ha dato l'amore per questa serie qua. Sì. E ricambiamo il favore in PDL. Queste sono le PDL. Ok. Aspetta. Ok, queste bici non le recuperiamo più. Ok, qua aspetta, sto... Suriv, aspetta. No, ho paura. Adesso crash come minimo. No, sto... non trovo più casse, devo liberarmi. Allora, dove sono le casse che devo raccogliere? Ok, ne ho raccolto giusto un po', Mettiamo ok, ho svuotato l'Ender Chest che altrimenti dopo non la otteniamo più. Ciao Dark Lady. Sì. Puoi tornare in live da Cani. Grazie. Cioè, ciao. Prego. Vai pure. Sì? Puoi andare? È rimasta un po' scioccata. Tutto ok, nessun problema. Ci vediamo. Non se continui a ridropparle. Ok. Il fatto che, ragazzi, ciao. Dark Lady era nel team di Panix, no? Quindi ha dovuto, diciamo, disfarsi anche di quel regalo e anche di questo. Quindi doppio regalo per Dark Lady. Non sto capendo più quale cassa è piena e quale no. Abbiamo un po' troppe. Qua non si riesce a piazzare niente. Qua sì, una sì, ok. Ciao Zombie Nicola, ciao anche a te. Ciao Zombie Nicola. Tutto ok, tutto norma. Sta andando giù. Ragazzi, vi faccio vedere cos'è giù. Intanto già che c'è un Zombie Nicola. È leftato, dove è andato? È sparito. Ha laggato così tanto che è sparito. Ah, è qua sopra. Ah, ma c'era un piano di sotto intero. Ah, ci siamo dimenticati un piano su Rive. Sotto questo c'era un altro piano. Ah, vabbè, ma questo dai. Possiamo lasciargli questo piano, almeno è accessibile. Picked up shovels. Guarda le piano. Questo è il magazzino di Cani, ragazzi. Così almeno non dovrà più craftare casse ed è a posto. Mi lagga tantissimo, vedrete un po', un bel po' a scatti, però ecco, cioè qua tutto fatto, zombie puoi uscire, grazie, perfetto. E... queste qua non sono quelle che abbiamo craftato, sono quelle che hanno raccolto appena detto Cani in live, terrorizzato. Ok, che vi ricordo che Cani è sempre in live in tutto questo. Quasi finito, Cani. Il regalo è pronto. Ok, ragazzi, abbiamo finito. Qua sono due casse, l'ultimo bis che sta mettendo, perfetto. Oh, okay. Guardate, qua, va un po' a scatti il gioco, qua. Fluidissimo. Qua va un po' a scatti il gioco qua. Fluidissimo. Sì, ma c'è avanzato una marea di roba su Riv. Non va bene. Dai, ti fanno ancora un po'. Esatto, vabbè, Jenny ha sempre ragione. Quindi ne faremo sicuramente un po'. Questo è il magazzino come lasciamo adesso. E qua è la parte interna. E adesso basta. Andiamo da Cani a... Boh. Nell'end. Effettivamente ci aveva fatto una sfida in questa live. Io quasi un bel castello di sabbia intorno lo farei. Cioè sabbia, hai capito quale sabbia? Sì, esatto, 9 TPS. Ok, dove glielo facciamo? Beh, è tutto intorno, un castello di sabbia, no? Ah, qua in alto. Ok, ragazzi, abbiamo concluso. E adesso Biz sta facendo qualcosa che è qua in fondo, vedete? Abbiamo deciso di fare qualcosa in più. In realtà, la base, come diceva il buon Biz, è solo le casse. Ma l'aggravante delle ragnatele ha fatto sì che abbiamo fatto anche questo. In realtà abbiamo visto che la sua fortezza è un po' attaccabile. Diciamo, no? Che era poco protetta. Cioè, guarda, c'erano addirittura le scale per entrarci. Cioè, siamo entrati troppo facilmente. Se deve proteggersi da altri scherzi, deve di sicuro fare almeno delle mura protettive. Su via. Esatto, adesso diciamo che quella Endstone che aveva troppa, anzi in live ha detto anche quelle shulker di Endstone mi servono, le regalo, quindi noi ne abbiamo approfittato, ne abbiamo preso 1, 2, 3, 8 e abbiamo fatto tutta questa cosa qua, quindi eccoti qua il tuo regalo, Cani, non c'è bisogno di ringraziarti, grazie a te per tutto quello che stai facendo alla Red e questo è il nostro modo per ricambiarti, spero apprezzi. Noi, ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. E adesso, dato che mancano ancora poche persone per la staffetta scherzi, il prossimo lo scoprirete. No. Lo scoprirete nel prossimo video. Perché, appunto, primo non c'è Cani. E secondo, un po' di suspense. Chi rimarrà tra gli ultimi due? Che rimane Mino e Nappus, se non sbaglio, giusto? Anche qualcun altro? Esattamente.
Forse Ghiso è un valido candidato. Ghiso potrebbe far fare il round 2 al team di gioco, perché nelle ragnatele ha collaborato allo scherzo. Quindi va bene, al prossimo video, e vi mando al canale di Cani, che troverete ovunque, anche il suo canale Twitch, dove sta adesso in live, e magari fa la reaction in live, non lo so, andatevi a vedere la sua live e il suo canale per capire cosa ne pensa di questo regalo. Ciao ciao.